Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qua con la piccola Emily. Questo sarà un videocambio molto corto perché oggi non ho molto tempo di registrare, comunque presto uscirà anche la sua morning routine e la sua night routine che presto registrerò. Ma oggi c'era urgenza di cambiarla. Perché come vedete, sì, è abbastanza estiva, però è comunque abbastanza pesante e quindi ho intenzione di metterle anche una cosa un po' più comoda da casa, perché sapete, con questa situazione del Covid, stiamo a casa, quindi preferisco metterle, una cosa meno pesante e molto più comoda. Quindi adesso vi mostrerò che cosa le metto. Allora, ho deciso cosa metterle. Le metterò questo bodino che è a maniche corte, vedete? Adesso cerco di farvelo vedere meglio, comunque è così. Ok, e poi questi pantaloni sopra abbinati, molto carini devo dire, con i pandini, fatti in questo modo. E non ne metterò nient'altro perché appunto voglio che sia comoda e soprattutto voglio lasciarle i capelli liberi, quindi non ne metterò nient'altro. Quindi ora nulla. Andiamo, iniziamo a svestirla. Allora, qua. Uno. E poi tra l'altro c'è una nuova sorpresa che sta arrivando sul canale, che ancora non posso dirvi nulla, ma presto ci sarà appunto questa nuova sorpresa, che sarà una bella sorpresa, fidatevi. E quindi nulla, state collegati. Comunque, appunto, non farò mai, penso, più di un video alla settimana perché sono molto molto impegnata in questi giorni. Quindi infatti non pubblicavo da un mese perché appunto sono molto impegnata e non ho mai tempo. Però comunque adesso continuerò a pubblicare qualcosina se riesco, almeno cercando di farlo almeno una volta alla settimana, sperando di riuscirci. E quindi nulla. Adesso continuerò appunto a cambiarla, cioè ormai va tolta solo la fascetta. Ecco qua. I suoi bellissimi capelli, mettiamole il bodino che è qua. Questo bodino mi sembra sia di Primark e devo dire che è davvero davvero carino e soprattutto le viene bene perché a Chloe, se non mi sbaglio, veniva un po' grande. A lei viene perfetto, direi. E sì, ecco, quindi perfetto. Poi tiriamo giù il bodino fino a qua. Ecco qua. Allacciamolo. Tra l'altro lei adesso, come potete vedere, è sopra questo fasciatoio, che è un fasciatoio portatile molto comodo che ho preso da Chiavi e devo dire che è molto molto comodo. E non so, cioè qua ci sono pure delle tasche per mettere pannolini e cose varie. E questo pezzo bianco si stacca dal tessuto e si può lavare. E devo dire è molto utile, molto utile. Quindi lo consiglio. Non so se c'è ancora, sinceramente, però è molto molto utile, ecco. Ecco qua, piedini. Ecco qua. Adesso ho quasi fatto. Questi pantaloni li ho presi da Chiavi, anche questi mi sembra. Non sono sicura, ma penso che sì, siano di Chiavi. E sono, devo dire, davvero davvero bellini. E a lei vengono perfettamente. Ecco qua. Sistemiamo per bene. E con questo bodino stanno benissimo insieme, ecco. Poi io tiro un po' sul bodino perché
se no non va bene. Ecco qua. E nulla, adesso ho finito di vestire la piccola e ora ve la mostro. Lei appunto veste taglia 0 3 mesi, però più 3 mesi. E appunto è venuta così. Vedete? Molto molto carina con questo bodino, perfetto per lei. E quindi nulla, ragazzi. Questo video cambio è venuto davvero carino perché questo cambio devo dire mi piace un sacco. Poi adesso ho appena fatto il cambio di stagione con dei vestiti delle mie bambole, quindi diciamo che sì, è stato una buona idea perché adesso ho tutti i vestitini estivi. E nulla, adesso la spazzoliamo e poi abbiamo finito. Quindi nulla, vado a prendere la spazzola. Ok, ho preso la spazzolina, l'ho già bagnata con il liquido fatto apposta e adesso la spazzolo delicatamente. Ecco qua. I suoi capelli devo dire che sono fatti proprio bene. Hanno un colore e una forma davvero stupendi. Ecco qua. Adesso li ho spazzolati per bene e sono venuti davvero carini. Eccola qua, la piccolina, tutta profumata e spazzolata. Il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità. Attivate la campanella e andate a seguirmi su Instagram e su TikTok. Vi lascio i nomi qui sotto in descrizione. E nulla, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e niente. Ciao!